Ragazzi, vedete, ben trovati sul mio canale, io sono Magnus. Continuiamo sempre qui la nostra avventura su Lego City Undercover, sempre alla ricerca di tutti i vari mattoncini, veicoli, mattoncini rossi, tutto quello che volete. Ci stiamo dando un pochettino più dentro perché voglio cercare di completarlo il prima possibile. Naturalmente, come al solito, vi invito come sempre a mettere un bel pollice in su, un bel commento, un bel mi piace. Oggi ci troviamo, o meglio, andremo a fare il centro spaziale dell'isola di Apollo. Abbiamo già preso qualche cosa, sinceramente vi dico la verità, abbiamo i travestimenti così diamo un pochettino di look diverso, non me ne ricordo per bene. Quindi vi ricordo, se riesco ve lo metto all'inizio perché altrimenti poi non avrebbe senso, utilizzate in questo livello assolutamente Rex Fury, quello torsonuto o quello normale così come ho utilizzato io, perché altrimenti non sbloccate un personaggio. Attenzione. Ok, iniziamo subito alla grande sfasciando un po' di cose. Vai Rex, già, vai. Ma come faccio? Sono nella sala controllo e il buggy si trova nella navetta circondato dai tecnici. Magari potresti fare qualcosa per attirare la loro attenzione. Ma non dovrebbe essere il contrario, scusa. Veramente come l'abbiamo già visto. Sta ancora qua, sta ancora qua, stai. E tu potrai intrappolarti. Bravo, bravo, così. Ok, basta. Proverò una a prendere sberla di calci. Tanto cosa potrà mai succedere di Che può succedere? Tipo che saltiamo in aria. Vabbè, se sono tutte così non ci facciamo niente. Mi ricordo questo livello, cioè o meglio, mi ricordo poche cose di questo livello. Mi ricordo che abbiamo beccato poche cose, però mi ricordo che è una figata pazzesca. Vabbè, ho cambiato anche alcuni personaggi perché mi fa piacere. Aspetta. Ok, quindi tac, tac. Ho sbagliato, che lo sapevo che sbagliavo. Ho capito che giustamente live ho sbagliato. Tac, tac, tac e tac e vai. È un casino tremendo. A volte perdo certe cose e poi perdiamo la parte. Ok, come vi ho detto pure già nell'episodio precedente, sto cercando di andare un pochettino più sprintato, diciamo, più easy, della navetta per il test dei reattori. In maniera tale che completiamo anche quest'altro Lego. Il freno a mano è inserito. E poi magari potremmo iniziare un'altra serie, visto che in pratica dobbiamo aspettare sempre ottobre, si spera, per un nuovo gioco Lego Ninjago. Però vi dico... Ah, non ho attivato una mazza, scusate un attimo. Devo attivare qua queste cose. Infatti dicevo io, ma com'è strano per certe cose, aspetta. Dobbiamo ancora attivare questo, attiriamo mattoncini, anche quest'altro. Questo è tutto bloccato, la costruzione rapida, dinamica limitata. E che è successo? Oh cavolo. Ma ti metti mia di l'avevo presa. Ma sta cosa è molto strana. Vabbè, dopo controllerò. Forse in questo livello non si può attivare. Perché è strana sta cosa che non lo possiamo attivare. Comunque, controllerò bene. Non vorrei che non mi ha salvato alcune cose. La versione PC a volte dà problemi, Porca miseria. Un casino tremendo. Vabbè. Allora, rompiamo anche di qua per precauzione. Qua che c'è? Ok, qua c'è un quadro che mi interessa. Rompi anche di qua. Qui ci sta un altro quadro. Qua ci deve essere qualche cosa. Vediamo un po'. Destra, sinistra, in alto. Calcolo giù. Della traiettoria di volo ottimale. Destra, sinistra, in alto. Giù. Traiettoria okay. Di volo calcolata verso l'alto. Ok, che mi dai? Ah ok, penso che sia il coso per colorare. Vabbè, noi ci abbiamo già quel coso là all'altra parte. Qua non so cosa ci sia personalmente. Aspetta Matteo, forse mi serve Rex. Sì, vabbè, mi occorre per uscire da quest'altra parte. Vabbè, ci saremmo voluti anche tranquillamente scaraventare giù. Non fa niente, pistola caricata, spariamo e andiamo. Perfetto, quindi qua ce ne possiamo andare e andiamo su. Ok, là ci sta un'altra cosa per il quadro. No, penso che sia questo. Tra l'altro sono quasi convinto, se non ricordo male, e vai, che quello del quadro l'abbiamo già sbloccato. E infatti l'abbiamo già sbloccato. Del diffusore di deodorante. Deodorante, sì. Tiriamo questo aroma di qua. Aroma di pino silvestre confermato. Ripeto, pino silvestre. Si sta fuori, non sta bene qua la testa. Va bene, ok. C'è un buco in questa pista. Infatti lo sto già riparando. La batteria del mio orologio è molto più piccola. Hai visto? Ok, questo abbiamo inserito. Merci.
Ok, forse è probabile che non ha funzionato, e vi dico la verità, spero con tutto il cuore, perché non credo che si sia, abbiamo avuto dei pro... E vai, che abbiamo avuto dei problemi per ciò che riguarda il mattoncino illimitato. Vabbè, comunque non fa niente. Sfasciamo un po' di qua e andiamo su. Schiacciamo il pulsantino. Ok, c'è un po' di gente che ha bisogno di prendere delle mazzate. Ok, questo è il primo. Perfetto. Andate qua anche col secondo. Perfetto. Aspetta qua, bravo. No, non scaraventiamo laggiù perché poi dopo diventa difficile. Che c'è? Vai, lo puoi tranquillamente Mi arrestare. serve un tecnico che controlli l'alloggiamento del giunto dell'ugello SRB. Sì, dopo veniamo, non ti E poi mi preoccupare. serve un altro tecnico che mi spieghi cos'è Allora, l'alloggiamento del giunto Rex, dell'ugello rompiti SRB. qua perché questo mi È il sa che mi portabicchieri per caso? serve. No, non è il portabicchieri. Questo mi Ora devo trovare il serve. modo di far uscire tutta quella gente dall'hangar. Non ti preoccupare. Vai, Rex, vai. Beh, ok. Ok, primo personaggio beccato, criminale spaziale. È importante e fondamentale beccare in questo livello Rex Fury, perché in pratica se non avevate Rex Fury, quello non lo potevate sbloccare. Che c'è? Questo non si rompe. Ah, dicevo, io pensavo che si fosse bloccato. Vabbè, andiamo da quest'altra parte. Rompimi anche quest'altro. Ah, questo ancora non l'ho sbloccato. Ok, la devo. Mi serve il Grace. Grace. Sì, vabbè. Ho sbagliato. Vabbè, dai, non fa niente. Sali di qua e vediamo da quest'altra parte. Vi dico la verità, mi è dispiaciuto tanto che non siamo riusciti a fare insieme Lego Controllo delle scorte di snack Indiana per i voli. Jones, perché mi è I piaciuto un livelli di prezzo casino. sono critici, ma quelli Però di cioccolate e dolciumi sono a posto. mi rendo anche conto che ad Limiti a livelli aumento tutto ottimali, quello che piace a consumi me così non diversi a può per disposizione. forza E piacere buonissimo. anche a voi. Però è stata una figata pazzesca. Comunque, non fa niente. Allora, questo mi sa che pure lo devo costruire. Grande. Becchiamo. Perfetto. Allora, qua. Eh no, eh no, eh no. Non facciamo queste cose che poi mi fa incazzare. Vai, inizia. Vai, metti. Perfetto, abbiamo messo anche questo. Me ne manca ancora un altro, eh. Personalmente, ok. Quindi dobbiamo tirare questo di qua. Ce la fai? Oh, aspetta, aspetta, che c'ho. Mi sa che devi spostare di qua, vai. Lo so, ma sembra che stia facendo la cacca. Vai. Vai. Ok, vai, Chase. No, che fai, cadi? Ok. Vai. Perfetto, questo abbiamo messo, dobbiamo stare a posto. Controllo radiotrasmettitore navetta. Sì. Sono Allora, Crazy Dave aspetta. in diretta non stop per voi con tutte le hit del momento. Sì, Il credo di essere radiotrasmettitore funziona aver alla beccato grande. praticamente tutto, quindi ci dobbiamo mettere soltanto qua e andare avanti da qualche altra parte, almeno dove ci teletrasportiamo. Ok, perfetto, attenzione, sali di qua e partiamo. Allora, di qua, questa parte non me la ricordavo, che figata però. Ok, salta di qua, perfetto, azioniamo anche quest'altro. Ok. Allora, questo dovrebbe cadere. Che figata. Perfetto. Sì, questo dovrebbe attirare la loro attenzione. Spero che Ok. quel condotto di ventilazione porti Ah, già, all'hangar. sono caduto. Ok, allora, come siamo? Com'è? Un personaggio abbiamo becchiato. Ammazza, abbiamo beccato niente ancora, eh. Oh, i livelli di energia sono crollati. Ah, ok, qua c'era. Oh, Tutti i cavolo, tecnici meno male che ritornino l'ho alla sala controllo distrutto. per una Se non avrei verifica beccato dei l'altro sistemi. personaggio. Ok, qua abbiamo avuto culo, eh. Perché vi dico la verità, non lo sapevo che ci stava qualche cosa là dentro. Cioè, o meglio, Ripeto, non si tutti i vedeva. tecnici ritornino nella sala controllo. Vabbè, comunque non fa niente. Allora. Mi chiedo se la mia patente valga anche per i razzi. Non lo so questo. Prova di. Questo razzo è qualcosa di spettacolare. Allora, là c'è qualcosa, che dobbiamo sicuramente fare. Attiva un attimo di qua. Ellie, come porta il buggy lunare fuori dalla navetta? Dovrebbe esserci un pulsante che attiva la piattaforma di Ok. carico e scarico. E ha bisogno della corrente per funzionare, vero? Sì, perché? L'ho disattivata per entrare qui. E ora la sala controllo è piena di gente. Già, aspetta un attimo. Ah, ok, là Ok, c'aveva il nell'hangar caricatore. ci dovrebbero essere dei laser ad alta intensità. Puoi usarli per fornire energia alla navetta. Wow, su questa enciclopedia online si trova veramente di tutto. Hai Bene, visto? c'è altro che dovrei sapere? Ah, già Le qua mi ricordo precipitazioni alcune medie cose. annue a Lego City? Grazie, Ellie. Dobbiamo andare anche su qua, eh. Qua c'è parecchia roba. Allora, iniziamo un po', a non perderci qualcosa, tipo come stavamo facendo prima. Di
di là, ci penso che ci possiamo andare solamente un'altra volta. Perfetto. Allora, iniziamo già col trapanatore. Sistemiamo un attimo a questi. Ok. Uno. Ecco, me l'hanno ricaduto. Che violenza, ragazzi. Allora, vediamo qua se c'è qualcosa. C'era qualcosa. Ok, grazie. Meno male che non ci siamo bloccati come l'altra. Ah, ok, devo rompere anche questi. Basta, basta. Il trapanatore non è che mi sia molto simpatico, perché a volte si incasina. Allora, di qua possiamo passare tranquillamente. Aspetta, non è questo che dobbiamo rompere. Ok, è quello che dobbiamo rompere. Qua ce ne sta un altro, perfetto. Mi serve sempre l'operaio, vai. Mi sa che forse si attiverà qualcosa per salire e scendere. Infatti la mia intenzione, non so se porterò anche il secondo di Indiana Jones, ero più intenzionato a fare quello del signore... No, no, aspetta! Quello del signore degli anelli, che pure è una figata pazzesca, l'ho visto, super super figo. Allora, vediamo un po'. Vai lottatore. Vai lottatore. Ammazza. Ci stanno un sacco di... Ok, perfetto. Ah, questo è quello con la dinamite, pure ci serve, vedi qua. Quindi attenzione da quest'altra parte. Però aspetta. Porca... vabbè, esagerato. Siamo caduti 60 volte. Aspetta un attimo che provo ad andare mai di qua, Vediamo un po'. Ok, questo non mi serviva. Neanche questo di qua. Ok. Neanche questo di qua. Ma qua che c'era, scusate. Allora, qua non ho capito per quale motivo. Eppure non c'era niente. Allora, di qua non si può andare. A meno che non posso beccarmi il mio fantastico astronauta. Eccolo qua. Facciamo questo. Mi raccomando. Perfetto, quindi questo l'abbiamo rotto. E possiamo andare. Spero però, sinceramente, di non aver mancato qualche cosa. Ma non credo. Comunque, vabbè. Ci becchiamo un attimo da qua, da quest'altra parte, la dinamite. Che ci occorre. Se ce la dai. Ce la dà, ok. Perfetto, e la devo mettere in dove? Aspetta, vediamo un po'. Ma dove sta? Porca miseria, lontanissimo. Vabbè. Oh, là pure dobbiamo andare, quindi attenzione, che mi sa che penso che andremo proprio adesso, vedete? Infatti sì. Rompi anche di qua, perché non so se si deve costruire qualcosa. No, va bene, non fa niente. Allora, iniziamo, operaio. Iniziamo a aggiustare qua. E risolvi questa situation di qua. Perfetto. Ah, devo attivare un'altra volta anche quello. Ok. Ok, abbiamo rotto anche quest'altro, buono a sapersi. Là ci sta qualche cosa, mi serve il nostro fantastico ladro. Perfetto, rompi di qua. Astronauta, ammazza, vai. Penso che ritorniamo su, Allora, astronauta, visto che ti trovo... Ah no, aspetta, occhiallo. Oh, utilizziamo anche un'altra volta, attenzione a non cadere, utilizziamo anche un'altra volta il nostro fantastico pompiere. Di pompieri ne ho sbloccati veramente pochissimi. Infatti non so se forse ci sarà sicuramente qualche zona in particolare dove poi possiamo sbloccarli. Qualche livello, non mi ricordo sinceramente. Sì, qua che ci esce. Mattoncino rosso, oh cavolo. Vabbè, buono a sapersi. Ci buttiamo un'altra volta qua giù e andiamo un'altra volta di qua. Però personalmente vorrei becchiarmi l'astronauta, perché con l'astronauta vado un po' più tranquillo. Ok. Come stiamo? Ci manca ancora un veicolo e due cose. Dove l'hanno preso questo affare? In discoteca? Aspetta, qua è difficile. Tac. Tac. Ok. È stato okay. Un po' come giocare a campana. Ah, ok, perfetto, meno male. No, veramente è stato abbastanza difficile, perché se non ricordo male dobbiamo sbloccare anche un altro coso dei veicoli, devo trovare, vero? Mi sa di sì. Questo lo rompiamo, se c'è qualcosa, no. Mi sa che ci manca ancora un altro veicolo e poi... Ah, non l'ho guardato, scusate, non l'ho guardato. Mi sono distratto.
Sopra, destra, in basso, sinistra. Ok. Quindi sopra, destra, in basso, sinistra. Era anche facile, tra parentesi. Vabbè, non fa niente. Allora, qua che ci dai? Da qua? Ah già, qua dobbiamo fare anche tutta la cosa del percorso, eh. Sì. Mi serve, tra parentesi, poi anche il coso dei colori. Questo attiviamo. Questo laser 1 collegato. Ok. Laser 1 collegato. Perfetto, quindi. Qua abbiamo rotto tutto, vero? Che non vorrei che mi sono scordato qualche cosa. Perché se non mi sbaglio mi manca ancora... Anche se qua c'è ancora parecchio da fare. Tipo qua sicuramente si va a costruire qualche cosa. E infatti è così. Perfetto, abbiamo sbloccato anche quest'altro. Però vi voglio far vedere dove poter attivare anche dove stanno. Ecco, ok. Quello per i colori. Infatti ce ne sta un altro di qua. Ok. Mi pare che ce ne dovrebbe stare anche un altro. No, non credo. Quindi qua ci serve per cambiare l'altro colore, che poi sarebbe quello che sta là in alto. Perfetto. Qua mi sa che devo spingere, se no non ce la facciamo. Merci. Ok. Quindi qua dovremmo stare a posto adesso. A meno che mi manca ancora. Allora, là l'abbiamo fatto. Ok. Mi sa che devo sbloccare ancora questo di qua. Rompiamo anche quest'altro di qua. Non so sinceramente ancora quale sia quello che dobbiamo sbloccare, visto che parte da qua. Forse devo sbloccare il coso che sta là in alto. Vedete, aspetta. Vediamo un po'. Infatti sì. Ok. È l'altro che ci mancava ancora. Perfetto. Quindi questo abbiamo attivato, lo coloriamo. Laser 2 e siamo collegato. Sistemi okay. Della navetta attivati al minimo. Ci manca ancora un veicolo e un'altra cosa per completare il... come si chiama? Il distintivo. Però penso che dobbiamo andare su. E infatti, ok, ci andremo da qua. Abbiamo anche visite, tanto per cambiare. Vabbè, ma non fa niente. Scusate se alcune volte mi sono un attimo distratto, perché... non so se l'avete sentito, ma se avete sentito dei beep, tipo beep, 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 sono dei cali di tensione. Ed è nel periodo estivo, col fatto che ci stanno tutta la gente con i condizionatori accesi, in pratica ci si possono avere dei cali di tensione. Se non avete un buono stabilizzatore, il computer è facile che si possa nel tempo scassare. Ok, là ci sta l'altro coso. Ce la faccio col... grande, ok, quindi ce la facciamo. Vabbè, potevate fare anche tutto il percorso di là, però sinceramente così facciamo molto prima, eh. No, io non voglio essere stupido, cioè per quale motivo? Abbiamo sbloccato l'astronauta e che facciamo? Cioè ci facciamo tutto il percorso un'altra volta? Vi faccio vedere, giusto perché sono un gentleman che si sblocca così con l'operaio. Perché poi dovreste avere l'operaio e non l'astronauta? L'astronauta è fighissimo. Fate una marea di cose. Allora, che ci manca? Mi manca ancora... ah, ok, sta là. Perfetto. Dovrebbe essere questo. Vabbè. Perfetto, era questo. Quindi così abbiamo concluso, vero? Sì. Abbiamo beccato tutto. Quindi a questo punto entro anche... c'è ragione, scusa. Entro anche di qua perché sono curioso di vedere che ci sta personalmente. Tra parentesi, mi sa che c'è una cosa, come si chiama, una cassaforte. E che c'è da qua dentro? Ah, aspetta, cosa che mi serve per sbloccare la tessera, per sbloccare... vuoi dire? Sì, infatti, vabbè, lo dovevo aprire per forza, no, avrei potuto fare una mazza. Perfetto. Ok. Merci, di qua ce la possiamo fare tranquillamente a passare. Possiamo andare di qua. E attiviamo anche il siluro. Ok, quindi ci gettiamo giù, ricostruiamo prima subito il siluro e ce ne andiamo dall'altra parte. Ce la fai? Mazza che caduta, perfetto. Pilotiamo. Qua pure altro problema, eh. Aspetta, no, di qua, no, no. Aspetta, aspetta, vai, ok. Vai, 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 entra, vai. Ok, quindi anche questo l'abbiamo completato al 100%. Super Astro Casa. Bello questo.
Vabbè, comunque abbiamo sbloccato tutto, ci prendiamo tutto. Personaggi nuovi, questo deve essere figo, il criminale spaziale. E poi abbiamo sbloccato anche l'astrofisico, due veicoli, l'erva e Garrano. Vabbè, anche i mattoncini d'oro l'abbiamo pure sbloccati, non ce ne importa più di tanto. E torniamo all'Ego City. Allora, tre veicoli pesanti, quindi abbiamo sbloccato l'erba, che è carina ma non troppo bella. Poi il garrano mi piace invece, è figo. Mentre invece tra i personaggi, allora, tra gli speciali 1 abbiamo sbloccato criminale spaziale, che è veramente veramente uno spettacolo, ragazzi. Faccelo anche dietro. Tra parentesi, credo che voli anche, c'è tipo astronauta praticamente. Aspetta un attimo, perché non vorrei che ci sia anche da quest'altra parte. E poi dovremmo aver sbloccato anche, tra gli astronauti giustamente, abbiamo sbloccato anche l'astrofisico. Carino, mi piace soprattutto per il fatto che c'ha questa cosa. Quindi vi ricordo, se riesco ve lo metto all'inizio, perché altrimenti poi non avrebbe senso. Utilizzate in questo livello assolutamente Rex Fury, quello a torso nudo o quello normale, così come ho utilizzato io, perché altrimenti non sbloccate un personaggio. Attenzione! Detto questo, naturalmente, come al solito, un video come sempre mettere un bel pollice in su, un bel commento, un bel mi piace, fatemi sapere la vostra. Detto questo, spero come sempre questo video vi sia piaciuto, indicate sempre i commentari se ti piace. Non ci vediamo al prossimo video e bye bye!